al corso di tarocchi della Spirit Academy. Io sono Roberto Lombardini, sono uno dei soci fondatori di questa iniziativa e diciamo che ognuno contribuisce per quello che sa. E siccome è molto tempo che studio questo argomento, ora è tempo di condividere, come si suol dire. E partirei proprio da questo. Allora, i tarocchi stessi, cosa sono se non un mazzo di carte? Ecco, un mazzo di carte ha senso perché è un gruppo, perché è un insieme. Ecco, secondo me già la prima lezione che possiamo apprendere da questa cosa è proprio il concetto di gruppo e di insieme. Da soli si fanno tante cose, ma insieme se ne fanno di più. Una singola carta ha un significato, il mazzo ha un valore superiore. Oserei dire sinergico, cioè l'insieme della somma delle singole carte, ammesso che le carte abbiano un valore, non è così, è superiore in realtà a quello che realmente potrebbe essere, proprio perché insieme si ha una forza superiore. E quindi ecco il perché, tra virgolette, ho sentito il bisogno di fare questa, chiamiamola lezione, chiamiamolo corso, chiamiamolo un po' come vogliamo, questa chiacchierata, mi piace più dire, su questo argomento che mi ha impegnato per anni e tuttora mi impegna, perché ecco, questo è un altro concetto importantissimo. Questo è un tipo di ricerca che non ha mai fine. Si impara sempre qualcosa. E vedremo poi nello svolgersi di queste lezioni come in realtà ci sia proprio un'importanza e ci sia proprio un concetto di evoluzione e di cammino che non finisce mai. Partiamo quindi dall'inizio. Partiamo da cosa sono i tarocchi. Se voi andate a cercare tarocchi su internet, a qualsiasi parte, insomma, sulla Treccani, per citare un alto esempio di informazione, ecco, cosa trovate? Trovate una descrizione di carte da gioco e vengono definite come un mazzo formato da 4 semi, ciascuno di 14 carte, dall'1 al 10, e 4 figure, fante, cavallo e re, più 22 altre figure che vengono definite in questa definizione trionfi. Ora mi permetto subito di dissentire. Per me è vero che il mazzo di tarocchi, quando lo comprate, lo trovate così come ve l'ho descritto nella maggior parte dei casi. Trovo che però questo non corrisponde esattamente a quello che sono per me i tarocchi. Ma approfondirei questo concetto in una parte che vorrei fare più storica. Adesso andrei un po' oltre. E quindi cosa sono, stavamo dicendo, i tarocchi? Beh, sicuramente per me non sono delle carte da gioco. Possono anche esserlo. Vedremo che nella storia, tra virgolette, si sono travestiti e si sono nascosti come carte da gioco e sono riusciti ad arrivare fino a noi attraverso incredibili traversie, ma non sono carte da gioco. I tarocchi sono una via sapienziale e avremo modo anche qui di approfondire questo concetto. Però per cominciare a raccontarvi cosa per me sono i tarocchi? Beh, devo raccontarvi una storia. E per quanto possa sembrare così, assolutamente fuori dal coro, la storia che vi voglio citare è la storia di Richard Roy Nake,
chi è Richard Proudhon? Che è un naturalista americano che è vissuto dal 1916 al 2003. Quest'uomo ha avuto una vita molto avventurosa, mettiamola così. Nasce in una campagna, nella profonda campagna americana, come tutti i ragazzi giovani, al tempo dell'attacco di Pearl Harbor viene colpito da questa idea di voler dare una mano alla nazione, si arruola in marina, passa il primo periodo proprio a Pearl Harbor, dopodiché ritorna a San Francisco per essere assegnato a un'imbarcazione, a una nave, per combattere. Nel vero senso della parola, prende un'infezione, una febbre molto forte e reumatica da quanto si sa, e va in fin di vita. Ci mette quasi 6 mesi a guarire e la Marina non lo considererà più abile per il combattimento. Questo cambierà il suo concetto di vita, cambierà l'idea e lo seguirà un po' questa ricerca del trovare un po' il senso che lui aveva in quel momento personificato nell'idea di poter dare una mano alla sua nazione, di combattere questa guerra. Ecco, questa malattia glielo fa cambiare questo obiettivo e così si trova a provare a fare l'allevatore, il pescatore. Una cosa è bravo a fare, sa sistemare i motori diesel delle barche, e questo l'aveva imparato sia in marina, per cui rimarrà sempre un po' legato alla marina americana. Si trasferisce alla fine in Alaska, dove appunto fa saltuariamente il pescatore, il motorista, l'allevatore, fa un po' di tutto. Insomma, lui spende una vita a cercare cosa farà da grande. Beh, a un certo punto lo trova. Bene, va a fare questa vacanza in un posto, come dicevo, davvero sperduto. Va al Twin Lake in Alaska. Vabbè, lui già viveva in Alaska. E per capire quanto questo posto sia isolato ad oggi, penso che il posto civilizzato più vicino sia circa a 300 km, 280 giù di lì. Quindi davvero da solo. Beh, il posto gli piace. E lui va lì usando il capanno da caccia di un suo amico, un capitano della Marina proprio. Beh, gli piace così tanto che si organizza, taglia a mano una quantità di legname che lui ritiene sufficiente, passa l'inverno, quindi torna, l'anno successivo, appena comincia la bella stagione, ritorna sul posto e utilizza questo legname per montare una piccola capanna, una baita, una classica baita, quelle con le pareti di tronchi incrociati sugli angoli, no? Perfetto. La cosa incredibile è che Richard ha 52 anni quando costruisce la baita e vivrà lì da solo, praticamente isolato, per 30 anni. Richard trova la sua dimensione. E per quanto sia incredibilmente isolato, è in contatto col mondo. Ogni tanto, diciamo una volta ogni 2 mesi o una volta al mese, un suo amico arriva lì con l'idrovolante e gli porta la farina, qualche bene di conforto, mettiamolo così, perché lui vive in completa autonomia. La cosa bellissima è che comincia a diventare famoso, filma la sua vita, la natura, e appunto per quello diventa un naturalista, ha della corrispondenza che appunto tramite il suo amico riesce a spedire e a ricevere. Insomma, è isolato ma in contatto con il resto del mondo, e in un'epoca dove non era così facile comunque essere in questo mondo. Beh, ha 82 anni, quindi 30 anni dopo, capisce che oramai ha raggiunto una certa età, non può più permettersi di fare questa vita. E quindi cosa fa? Se ne va.
dona la sua capanna al parco, che nel frattempo il parco nazionale che era sorto, con cui Richard collaborava, e il giorno che se ne va lascia una bellissima lettera sul tavolo. E è una lettera veramente molto bella, lunga però. Vi leggo la conclusione perché è quella che mi interessa. Non avete trovato alcun lucchetto sulla mia porta. Forse avrei dovuto metterlo. Ma credo che una baita nella natura selvaggia dovrebbe rimanere aperta per chiunque necessita di un riparo. Il prezzo che chiedo in cambio mi sembra ragionevole, per quanto sono convinto che alcuni non saranno in grado di permetterselo. È di prendervene cura, come se l'aveste tagliata voi stessi con attrezzi a mano, come ho fatto io. Se quando ve ne andrete lo farete con la coscienza a posto, allora avrete saldato l'intero debito. Che dire, è bellissimo questa conclusione. Voi dite, cosa c'entra qui però? Beh, questo secondo me è veramente lo spirito dei tarocchi. I tarocchi sono dei maestri, sono degli insegnanti, perché ci aiutano a capire prima di tutto noi stessi e poi ciò che ci sta intorno. Ma di più, sono un cammino, sono una via, sono un rifugio sicuro delle terre selvagge della vita. Un posto dove trovare noi stessi, innanzitutto, come dicevo prima, per poi cercare l'altro. Un posto isolato, dove non molti riescono ad arrivare, ma chi ci arriva non lo fa mai per caso. Poi, io non credo che esista il caso, ma questo potrebbe essere secondario. Dicevo, è veramente lo spirito dei tarocchi in queste poche parole che possiamo trovare. Perché è proprio l'idea della ricerca che c'è dietro questo concetto e soprattutto l'idea del non tenere per sé. È lo spirito, come dicevo prima, di questa cosa che stiamo facendo, che sto facendo, cioè condividere. È un po' così, a un certo punto del cammino su questa via si sente la necessità di condividere quello che si è imparato. Perché i tarocchi non sono nostri. Noi possediamo i nostri mazzi, ma non sono nostri, sono in prestito. E arriverà il giorno, dopo aver camminato con noi finché il destino ha voluto, che dovremo lasciarli a qualcun altro che arriverà dopo di noi. E questo è il concetto di insegnare la strada a qualcuno. Ecco, la mia idea di queste lezioni è proprio questa. Un po' come la lettera di Richard, là sul tavolo. Un consiglio, un'indicazione per i viaggiatori dello spirito che hanno voglia di percorrere questa via. E infine, la cosa veramente bella è il prezzo che lui chiede. Lui chiede di prendersi cura e avere la coscienza pulita. Beh, credete, è davvero un prezzo altissimo. È molto difficile da pagare. Per quanto mi riguarda, però, posso garantirvi che ne vale la pena. Fino all'ultimo centesimo. Bene, questo è un po' queste prime pennellate su quello che voglio raccontarvi in questo corso. La prossima lezione la faremo sulla parte storica dei tarocchi e poi ci addentreremo mano a mano nell'analisi dei vari arcani e del significato che essi hanno. Quindi spero vogliate proseguire
nel seguire questo corso. Se vi è piaciuto, mettete un like a questo video e iscrivetevi al canale, così sarete informati per i prossimi, per le prossime lezioni. E mi raccomando, un saluto.